E scontro tra vecchia e nuova amministrazione ad Acibona Corsi. Il tradizionale Festival Nazionale dei Fuochi, storico fiore all'occhiello del virtuoso comune etneo che quest'anno non si terrà, la miccia che ha fatto scoppiare una polemica tra l'ex assessore al bilancio, già sindaco e vice sindaco del comune di Acibona Corsi, e l'attuale amministrazione con a capo il sindaco Mario Alì. Dietro la mancanza del festival, secondo quanto ha affermato stamane Di Mauro ai nostri microfoni con documenti alla mano, non ci sarebbero solo le difficoltà dovute al patto di stabilità e ai mancati fondi concessi gli scorsi anni da regione e provincia, ma anche, sostiene l'ex assessore al bilancio, inerzia, inefficienza e scelte sbagliate dal punto di vista economico dell'amministrazione. Dopo 25 anni di tradizione, afferma Di Mauro, sono il primo ad essere dispiaciuto per la mancanza di un festival tanto affermato ormai che io stesso ideai. Io credo che la situazione obiettivamente è difficile e che in tempi di ristrettezza occorre tagliare chiaramente il superfluo e invece privilegiare quelli che sono i servizi essenziali. In questo caso io credo che qualcosa andava fatto nel senso di preparare il bilancio prima, cosa che non è stata fatta e questa è la prima volta che succede nel nostro comune, arrivare a luglio senza avere il bilancio di previsione già deliberato, ma non c'è ancora nemmeno l'inizio purtroppo. E poi certe scelte economiche, quale l'adeguamento dell'indennità degli amministratori, che comunque è fatto in questo momento sembra veramente un vero e proprio scandalo, oppure l'idea di abbassare gli oneri di urbanizzazione, senza tra l'altro il parere dell'area finanziaria, di me che ero l'assessore alle finanze, quello rappresenta una scelta scellerata che sta portando a Acibona Corsi, pian piano, insieme ad altre cose, tipo la convenzione con Zafferana. Queste scelte scellerate, dicevo, stanno portando Acibona Corsi verso il dissesto. Alla fine dell'anno, purtroppo, un comune che è stato sempre inattivo, che non aveva nemmeno scompenso di cassa, quando noi non andavamo nemmeno in rosso, alla fine dell'anno si ritroverà ad avere un bilancio in perdita e quindi essere considerato un comune deficitario dal punto di vista economico, con tutte le conseguenze per la cittadinanza.